Ciao a tutti ragazzi, al nostro messi sono su Monessoir. Oggi vi farò un vlog. Allora, come vedete all'inizio ho detto su Monessoir. Allora, su Monessoir ho cambiato nome, cioè non mi chiamo più Vassocaro Alex perché non mi piaceva. E quindi ho deciso di chiamarmi su Monessoir. Monessoir, perché questo nome deriva da un gioco che a me è piaciuto molto. È un gioco che ho sempre giocato e ho sempre fatto tantissime cose. E ho più come dire, ho giocato più su Monessoir che a Clash Royale, Clash of Clans, Royal Revolt 2. Qui è questo. Domani vi farò una challenge in piazzetta con i miei amici. Sarebbe Emanuele e Salvatore. Vi farò una challenge con loro in piazzetta. Verso in piazzetta verso le 4 e mezza 5 domani. Oggi è giovedì ancora, vabbè, sono le mezzanotte meno 8, quindi mancano 8 minuti, no, 9 minuti che deve passare mezzanotte per a venerdì. Spero che i miei amici non cambiano idea di dire no, non usciamo più perché domani il tempo è splendissimo. Ne sono sicuro. Poi, domani mattina avrò un videogames di PlayStation 4 o Far Cry 4. Scegliete nei commenti Far Cry 4, Black Ops 3 Zombie oppure multigiocatore. FIFA. Vabbè, scegliete voi. Io FIFA 15, Watch Dog, Last of Us, Black Ops 3, Call of Duty Ghost. FIFA 15 pare che già l'ho detto. Fallout 4, Just Cause 3, Resident Evil, il 0. Ora è uscito la demo, sarebbe 7. E così. Che è molto bello perché l'ha giocato Joseph the Gamer e Francesca. Ma sono mezzanotte meno 6, manco un minuto e meno 5 e i miei genitori stanno già dormendo. Ovvio, tutti i genitori dormono a quest'ora. E visto che non voglio già terminare il video perché già sto a 3 minuti, vorrei fare Clash Royale perché tra 5 minuti ho il se mi esce. Poi, come voglio far vedere, un amico del mio amico gli è uscito la prima partita Baule leggendario. Aspettate, seconda. Aspettate. Mi pare che li ho cancellati. Ah sì. Aspettate, aspettate, aspettate. Cioè, guardate, non è quello dei bauli, un mio amico Kiko X che è arrivato Arena Leggendaria. Guardate il suo avversario che gli combina. Due giganti lì, però io dico che usano i trucchi, perché lui che usa due giganti direttamente. Perché se aveva lo specchio il gigante dovrebbe stare a livello 6 o livello 8. Cioè il livello più invece no, due giganti, se vedete quei 9, una scintilla, due 9, una marchita livello 7, due goblin lanci di livello 9, infatti come vedete anche qua. E quindi aspettate, eccolo ora sì, porca miseria, ma quello che dico io no.
C'è. Già questi giocatori hanno una prima partita, baule epico, baule leggendario. Partita prima, cioè, ma porca miseria, come si fa? Porca miseria, ma che culo, porca troia, che culo, ragazzi. Aspetta, non c'è luce perché... Vediamo. 3 minuti. C'è un'altra cosa che vorrei dire. Come si fa una carta che fa schifo al cesso 150 gemme per 100 megasgherri? Cioè, non ho parole. Forse, come dire, lo Yeti, però ancora non si deve sbloccare. Quindi... Puttana, 2 minuti. Cioè... Voi non siete mai andati in TV Real? Lasciate nei commenti se siete andati in TV Real. Come volete iscriversi, volete venire nel mio clan, si chiama Senili. Abbiamo 25.000 trofei. Perché se arriviamo a 30.000 trofei andiamo in Top Italia. Venite ragazzi, venite. Senili. Eccolo, io mi chiamo Gold Silver 169. Gold vuol dire oro e silver vuol dire argento. Gold Silver, cioè, ma quello che dico io, un mio amico, cioè, come tutti dicono che in questa sfida classica vi danno con 2 vittorie, vi danno tutte comuni. Invece, non è vero. A me, quando ho vinto il torneo di 4 partite. 4 partite mi ha dato il golem, la epica. Poi mi ha dato il mega sgherro. Cioè, per me, ragazza, manca 1 minuto nello shop. Spero le guardie perché contro la scintilla sono mici. Perché guardate, se quello mette la scintilla scarica più guardie al centro, 1, 2, 3. La scintilla non sa dove colpire, quindi visto che le guardie hanno lo scudo, sfonda prima lo scudo e poi sfonda le guardie. Fanno 51, 50, 49, 48, mi pare Capodanno ragazzi. 35, 44, 43, 42, 40, 39, porca puttana dai. Guardate, questa magia, 34. Ora... Guardate questo trucco, è un bug. 1, 2, 3, 18 secondi. Bug. Non è vero. Poi come Katsuo-san, quel youtuber che conoscete tutti, fa tipo dei trucchi, non so, dei bug. Fa... Oh mio Dio. Bene, non voglio dire di Arena 6, ma porca puttana, ma vaffanculo di quella porca puttana di tua madre, stupido cuccio di drago. 5 euro, cioè Arena 6, porca puttana, questa Arena 7, cioè con 500 gemme. Ah, però neanche un baule magico, come si fa? Come cazzo si fa? Sblocco questo baule.
Niente tutti ragazzi, questo è tutto. Lasciate un bel like, 10 like, iscrivetevi al mio canale e al nostro prossimo video. Ciao!